Nel mio tempo, tra virgolette, libero, avevo lasciato da parte Gatta, credo che sia lì Secondo i davanti. miei calcoli, ha accumulato un bottino da 49 milioni. Eccola là. Un altro gatto. Quella è la galleria in cui espongono la tigre di Giada. Devo eseguire l'algoritmo e trovare Felicia. Ok, trovato tutte le cose. Ora fai la tua magia da nerd, Parker. Ho trovato il covo. Devo raggiungerlo prima che lasci la città. Il Freedom Tunnel. Prima dei Fist era un paradiso per i senza tetto di New York. Ora è abbandonato. Un buon posto per nascondersi. Deve esserci un'entrata nascosta. Sarà questa qui dove c'è l'icona di gatta? Oppure questa lingua che sembra quasi avere la sagoma di una porta? Bingo. Dati finanziari sulle famiglie criminali del Maggia. Ha intenzione di ricattarle. Fisk ne ha denunciato il furto qualche anno fa. Insomma, tutte le rifurtive di anni. Vino di un vigneto del Maggia. Tempo fa ho catturato Felicia mentre tentava di rubarla. È tornata per finire il lavoro, a quanto pare. Tutto veri, Parker! Ah, guarda. Il gatto danza con il piccolo ragno e lo imprigiona in un barattolo. Qualcuno è ossessionato da un ragno, a quanto pare. Parker, sta attento. Questo cos'è? Questa è una cassaforte, Parker. O forse ti riferivi a questo. What the fuck? Ragnetto, sei corso qui per redimermi, vero? Sei adorabile e tanto grazioso. Per questo ti ho lasciato un omaggio più che lusinghiero. Ah, crepi l'avarizia? What? Non può essere stato solo un gioco, o sì? Ok. Spider-Man, Black Cat ha rapinato il deposito delle prove del dipartimento. Ma come? Quel posto sembra Fort Knox! Hai presente tutti quei gatti? Una volta riuniti nel deposito, si sono collegati tra loro. Hanno amplificato il segnale e disattivato gli allarmi. Nessuno l'ha vista entrare. Sapeva che avrei trovato i gatti e te li avrei consegnati. Mi ha giocato! Di nuovo! Che cosa ha preso? Solo il costume e le armi. Mi ha lasciato recuperare 50 milioni di refurtiva solo per riavere le sue cose. Starà progettando qualcosa di ancora più ambizioso. Sono qui, dottore. Mi parli. Dottore, vuole che le stia sulla destra? Sì, apprezzo che... devo osservare il lavoro lì. Dove ha preso questa attrezzatura? Sono chiesto qualche favore e qualche prestito. Mi sento come se stessimo ricominciando dal principio, ma stavolta andrà diversamente. Si è dato da fare. Ed è solo l'inizio. Effettivamente è un nuovo Finora modello. guardavamo alle protesi dalla prospettiva sbagliata. Perché limitarsi a restituire alle persone le funzionalità perdute quando addirittura potremmo migliorarle? Per il principio che tipo bisogna prima imparare a camminare per poi correre. Oh! Tutto bene. Accidenti! È tutta colpa tua, Norman, dannato figlio di... Immagino che non avrà il suo voto. Scusi, faccio pessime battute nei momenti meno opportuni. Non era male, Parker. Sono io che ho esagerato, in verità. In No, effetti. tranquillo. Si fermi. Qui sistemo io e preparo tutto per un altro test. Scusi la domanda, ma tra lei e Norman non corre buon sangue? Eravamo colleghi al college, siamo diventati amici. Abbiamo fondato un'azienda. Volevamo entrambi cambiare il mondo, ma in modi diversi. Si riferisce alla Oscorp. All'epoca ci chiamavano i due O, gli Os. Aggiungi Corp e beh, il gioco è fatto. L'ossessione di Norman era la genetica. Ha Me la robotica. avviato un progetto che io non ritenevo etico. Beh, è finita in tribunale. Ho chiesto una liquidazione, ma i soldi non sono durati. Da allora vivo di finanziamenti. Se questa idea non funziona... Provo a sistemarlo io. Ecco qui. Oh. Già va meglio. Ci siamo. E ora l'interfaccia neurale. È molto lavoro da fare da solo. Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi. Io sono ancora disoccupato. Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo. Non contano i soldi quando cambi il mondo. Wow, Parker, sei un Sono un santo. mondo migliore. Advanced Idea Mechanics. Aim. Doc sicuro sia una buona idea accettare sovvenzioni dall'AIM. Non hanno una gran reputazione.
Questo passa il convento, Peter. Per trattare con altri investitori dobbiamo prima essere autonomi. Ha l'ambizione di perfezionare la specie umana. Dottore, spero che questa non sia una sua telefonata. Pronto? Ah, te la posso prendere per le 6. D'accordo. Ciao. Peter! Non crederai mai a cosa è successo. Ricordi l'indirizzo che mi hai passato? Ci sono andata. Sì. Lo so, ma... aspetta. Che cos'è? Sono tutti armati. Che succede qui dentro? Qualcosa di non buono. Eh? Gesù Cristo! Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Happy, scommetto. Happy? Come quello che lavora per Tony Stark. Esatto. Anche Max. Che c'è qui dentro? Capo! Lui non la noterà! Aia! Tombstone? Hai ragione, Rick. Non la noterà? Perché sarà sparita. Aia! Ma giusto! Hai fegato, Rick. Ma vediamo quanto. Che delusione. Aspetta. Vabbè, la colpa non è sua. E ora mi serve un saldatore. Cos'è questo? Progetti. Un APC. Stanno costruendo questo bestione per lì. Ma a che gli serve un veicolo corazzato? Rilevatori GPS. Come intendi usarli, Tombstone? D'accordo, gente. Ci muoviamo. Prendete l'attrezzatura in ufficio. Oh, shit. Ah, ok, appena in tempo. Vorrei dirti di non farlo più, ma sapendo che non mi darai comunque retta, tieni. Portane qualcuno con te. Grazie. Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile, vero? Tutti hanno un punto debole. Il mio... bolle in pentola proprio ora. Che profumino. Pollo al curry. Tra poco lo servo. Non nei fagottini. Non ti stancherai mai di prendermi in giro. No. La tragedia dei fagottini. Fecero addirittura evacuare l'intero edificio. In gennaio, oltretutto. I vicini volevano uccidermi. Sì, erano contenti quando ci siamo lasciati. Già. No. Già. Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di lì. Vorrà dire che indagherò. Pensavo... E se noi formassimo un team? Vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider-Girl? Spider-Woman? No. Non una spalla. Una partner. Oh, nel senso... vero del termine. Oh, shit! No, si sta bruciando tutto! Ehi, è il tuo sistema anticrimine. Charles Standish. È il CFO dell'Oscorp. Aspetta. Non penserai che abbia a che fare con Liver? Scusa, il cuoce fuggi. Hai lasciato i vestiti per terra in cucina. Sì, vado a ripiegarli, hai ragione. Vado. Dove vuoi che io... Beh, qui va bene, lascia. A dopo. Ok. Sì. Sì. Uè! Salve, uomo. Sei ferito? No, sto bene. Oh, ok. Ma il signor Standish ha bisogno di te. Quegli uomini mascherati l'hanno catturato e trascinato a casa sua. Vive nell'attico, all'ultimo piano. E ora? Metti la password. Sì. E adesso? Digita i tasti. Ok, e adesso? Respira. Beh, sembrava al sicuro. Oh, come non detto. Oh. Spider Swing! Ora è sicuro. Cosa cercavano? Solo registri contabili. Sul respiro del diavolo. E tu come lo sai? Perché lo vogliono? Non so neppure cosa sia. Sono anni che Osborne investe molto denaro, ma mantiene l'assoluto riservo sul progetto. Io sono l'unico a possedere la documentazione. Non più. Alcuni documenti sono stati copiati su un server sicuro. Ricevute di pagamento a un certo dottor Isaac Delaney. Chi è? Non ne so molto. Giù! Io facevo solo i fatturati, amico! Preso! Stai bene?
Sì, ma non ho scoperto niente di che da Standish, perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo. Ho la sensazione che vogliano solo assicurarsi che non parli. Perché sa del respiro del diavolo. Mm-hmm. Esatto, qualunque cosa sia. A quello sto ancora lavorando, forse ho una pista. Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider-Cop! Yes! Yuri? Oh. Sono cercata. Peter, come sta Standish? Una favola. E i demoni? Erano in cerca di un nome, dottor Isaac Delenn. Hai lasciato da me quei rilevatori di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopro su Delenn. Dovrei riuscire a modificarlo per rintracciare il carico di Tombstone. Oh, wow! Ecco qui. Sarà sufficiente seguire il segnale.